29 luglio 1998. Si svegliò al buio, o almeno così gli parve. Probabilmente si accorse soltanto di essere ancora sveglio. Una luce rossa lampeggiava alla sua destra. Sul display della radiosveglia, quattro occhi sbarrati muovevano le ombre degli oggetti intorno. Deve essere mancata la corrente, pensò. Il letto lo abbracciava sudato in una stretta collosa. Un unico taglio di luce artificiale spaccava la tapparella e tracciava una linea bianca sul muro appena sopra la sua testa. Sollevò un braccio e infilò le dita nel fascio color latte, osservandolo sfrangiarsi contro la sua mano. È curioso, pensava, come le notti d'estate abbiano la capacità di moltiplicare i pensieri, come se i sensi appesantiti dal caldo lasciassero spazi inaspettati, prontamente riempiti da grovigli di idee. Forse per questo Jonah preferiva l'inverno. L'autunno no. Troppi colori, troppo vistoso compiacimento per la stagione che fa della decadenza il proprio vanto, della morte la propria arma di seduzione. I melograni spaccati, i rami degli alberi ripiegati a trattenere poche manciate di giallo, i cieli bianchi e immobili di novembre. Pare tutto una furba scenografia teatrale per spettatori poco attenti. Di nuovo si ritrovò a pensare a suo fratello, come se fosse stato lì, nella stessa stanza, e tendendo l'orecchio avesse potuto sentirne il respiro appesantito dal sonno.